Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 158, Mio Podcasting. Ciao. Emergenza, energia, è ora di cambiare? Ecco, oggi parleremo proprio di questo. Il link della bloggata lo trovate come al solito in descrizione. Dunque, che cosa vi posso dire? In questa bloggata, in questo podcast, ve la riassumerò rapidamente. Troverete un bel podcast, un bel webinar interessante. Io vi consiglio di ascoltarlo dall'inizio alla fine. Tuttavia, ecco, la questione che viene diffusa e proposta e divulgata nel webinar è un po' più complessa di come ve la raccontano. Infatti già oggi in atmosfera c'è una quantità di CO2 tale da produrre più 2 gradi centigradi di incremento climatico. Quindi più se ne continua a emettere di CO2, più ci sarà un incremento superiore ai 2 gradi centigradi. Noi li abbiamo ancora raggiunti a causa dell'inerzia termica. Detta così, sembrerebbe che la situazione non sia buona, infatti non lo è. Però c'è il problema che dalle varie COP21 sul clima è assai chiaro che il Canada non ha intenzione di rinunciare ai motori endotermici, gli USA non hanno intenzione di rinunciare ai motori endotermici, in Sud America non hanno intenzione di rinunciare ai motori endotermici, gli africani oggi 1,3 miliardi e nel 2050 saranno 2,4 miliardi di persone, non hanno queste persone e non avranno queste persone in futuro i denari per comprarsi le Tesla oppure le macchine elettriche. Quindi gli africani di sicuro non rinunceranno agli più economici motori endotermici. L'India non ha intenzione di rinunciare ai motori endotermici. La Cina solo in parte ha intenzione di fare anche i motori elettrici per i trasporti privati cinesi, ma non ha intenzione di rinunciare ai motori endotermici. Tutti gli altri paesi in Asia, escludendo la Cina e l'India, nessuno di loro ha intenzione di rinunciare ai motori endotermici, nemmeno l'Australia ha intenzione di rinunciare ai motori endotermici. Ecco, e qui ho detto tutto, perché anche se l'Europa rinunciasse domani stesso a tutti i motori endotermici per il trasporto privato, distruggendo così tutta la sua industria meccanica e automobilistica lunga tradizione europea, ecco, tale scelta draconiana servirebbe a ben poco in termini di impatti climatici sul pianeta Terra, perché la riduzione emissioni di CO2 sarebbe marginale ed ampiamente vanificata dalle emissioni e dagli incrementi di emissioni di gas serra appunto rilasciati dagli altri paesi nel mondo in altri continenti. Infatti tutte le emissioni di gas serra europee, trasporti di terra, trasporti di mare, trasporti di aria, centrali elettriche a carburanti fossili, prevalentemente a metano, riscaldamento a carburanti fossili, quindi prevalentemente a metano, più altre emissioni di gas serra nel settore secondario e primario, ecco, tutto il totale raggiunge appena il 15% delle emissioni di CO2 annue. Quindi, che è una bella cifra, però diciamo è il 15% di tutto il consumo di tutta Europa, quindi trasporti di terra, di mare e di aria, più la produzione di energia elettrica, più il riscaldamento, più altre emissioni di gas serra nel settore primario e secondario, relativi ai processi agricoli e processi industriali. Quindi la riduzione e la scomparsa dei motori endotermici in Europa non produrrebbe un calo del 15%, perché indubbiamente la corrente elettrica dovremmo continuare a farla, diciamo, perlomeno di notte con qualche cosa, perché l'energia solare non c'è di notte e il vento è intermittente tanto quanto il solare. Ci può essere, diciamo, vento di giorno e non vento di notte, ci può essere vento di notte e non vento di giorno, quindi sia il solare che
l'eolico sono intermittenti, quindi ci vuole qualche cosa per fare energia elettrica per non rimanere al buio. Oltre ai processi, diciamo, di produzione del settore primario e secondario, in particolar modo il settore primario, io sono dell'opinione primum mangiare, quindi primum vivere, poscia pontificare. Quindi poiché il mondo va verso una popolazione sempre più elevata, la produzione di alimentari, di prodotti agricoli, diciamo, dovrà essere incentivata e dovremo tollerare un incremento di emissioni di CO2 proprio per il fatto che ci sarà da mangiare o da provare a tentare a dar da mangiare a più persone nel mondo, nonostante i danni dal cambiamento climatico. C'è poi la variabile chiave, che nel webinar non è trattata, che è relativa alle emissioni di metano composite feedback in Siberia ed Alaska, che sono un elevatissimo rischio incontrollabile per l'umanità. Questa è una variabile chiave che è sconosciuta. Attualmente si sa che la Siberia è già in melting, non si sa come andrà in futuro, ma di sicuro non è un processo reversibile. Quindi o si rimane già su questi livelli di emissioni di metano a positive feedback, o queste aumentano, e quando aumentano o aumentano linearmente o aumentano esponenzialmente, oppure possono aumentare, diciamo, per step up, per gradini, con rilasci, bolle di metano enormi che vengono rilasciate, vanificando tutti gli sforzi di riduzione di emissioni di CO2, perché il gas metano è un gas serra 30 volte più potente della CO2. Che peraltro il metano non se lo fotosintetizza nessuno, mentre la CO2, dopo mille anni di processi biologici, la riassorbano. Il metano si decompone in CO2 con i raggi cosmici, ma ci vuole gozzilioni, gozzilioni, gozzilioni di milioni di anni. Dunque, guerre di accaparramento delle risorse, danni dal cambiamento climatico, cali delle rese agricole e epidemie, questi sono a grandi linee gli impatti del XXI secolo, di cui sarebbe stato utile che l'Italia si fosse già preparata. Qui troverete una serie di mio podcasting, episodio 107, Megatrend sull'Italia da oggi sino all'evento Polo Nord Ice Free, mio podcasting 94 del Fult Italia alla supernova italiana del botto termofinanziario, mio podcasting 111 scenari mediterranei intorno al 2050, mio podcasting 135 il destino d'Italia, mio podcasting 141 quello che i politici non dicono, l'apocalisse nel ritorno alla rira, guerra del cambiamento climatico, focus il nuovo medioevo nella penisola italica, guerra del cambiamento climatico, focus sulle nuove guerre puniche del Mediterraneo del XXI secolo. Ecco, questi sono una serie di link che potrete andare a espandere proprio sul tema delle guerre, accaparramento delle risorse, danni dal cambiamento climatico, cali delle rese agricole, epidemie, a grandi linee gli impatti di XXI secolo. Nel webinar di cui stiamo sempre discutendo, emergenza energia, è ora di cambiare, ecco, al minuto 56 e 36 si stima 23 megaton di riserve di litio, di cui utilizzabile solo 26 megaton. Ecco, non c'è poi molta differenza rispetto alla stima iniziale, dato che ad oggi 98 meno 26 fa 72 megaton, il 73% di queste riserve di litio non sono utilizzabili tecnologicamente ed economicamente. Con 23 megaton di litio si stima di costruire solo 3.2 miliardi di auto, che sono decisamente poche. Infatti 530 auto per 1000 abitanti in Europa, che è un parametro di lifestyle europeo, supponendo un equo sviluppo su tutto il pianeta Terra nel 2050, con 9.7 miliardi di persone, se il lifestyle europeo è meno energivoro di quello nordamericano, ecco, se il lifestyle europeo fosse diffuso in modo omogeneo su tutto il pianeta, ci dovrebbero essere nel 2050 5.1 miliardi di auto elettriche. Però ce n'è litio solo per produrne solo 3.2, quindi di conseguenza c'è qualche cosa che non va. Ecco, le riserve economicamente e tecnicamente utilizzabili non permettono di costruire 5.1 miliardi di auto. Ecco, quindi si dovrebbe poi estrarre il litio ad un costo crescente, e non è detto che la motorizzazione elettrica possa essere sostenuta.
La Ford T che fece detonare la motorizzazione di massa e diffuse il benessere negli USA, e poi ebbe a diffondersi, diciamo, un po' in tutto il mondo la motorizzazione di massa per i paesi che fecero la rivoluzione industriale. Ecco, la Ford T fu inventata da Henry Ford come un prodotto a basso costo. Non furono le costosissime Packard, Cadillac, Mercedes, Rolls-Royce, Bentley e Leyland a portare la motorizzazione di massa, ma bensì la povera Ford T. Ecco, ad oggi si dovrebbe negare la motorizzazione di massa a 3.7 miliardi di persone nel 2050. Che a che va a dire ai 3.7 miliardi di persone nel 2050 che non potranno avere auto elettriche e non potranno avere nemmeno un motore endotermico? Batterie al sodio, batterie al grafene, per carità, sono tutte benvenute, ma tutto questo fa bisogno di energia elettrica. Come lo soddisferemo? Con centrali a carbone? Ecco, ho detto tutto. La fusione nucleare, ammesso che funzioni, la sua costruzione per la centrale a prototipale che stanno costruendo occorre circa 30 anni. Supponendo che il prototipo di centrale nucleare a fusione vada a buon fine, poi vi siano state innovazioni di processo in itinere durante la costruzione della centrale per permettere la costruzione della centrale, invece che in tempi di 30 anni, in 15 anni, ecco, poi successivamente 30 più 15 fa 45, non prima del 2050, dato che si inizia a costruire praticamente dal 2008, quindi 2008 più 45, ecco, non prima del 2050 avremo più o meno disponibilità di 2053, diciamo 2050 per fare conto pari, non avremo energia elettrica abbondante e pulita per tutti che inizierà a diffondersi. Quindi che si fa fino al 2050? Quindi il problema del webinar, bel webinar che io vi consiglio di andare a visionare sulla mia bloggata, il link lo trovate in descrizione, emergenza energia è ora di cambiare, ecco. Il webinar è interessante, ma la questione è più complessa di come viene proposto nel webinar, per queste ragioni che vi ho detto. A cominciare dalla questione nel webinar che è totalmente ignorata dalla sovrappopolazione sulla Terra e dalla mancata politica demografica in Africa. Oggi è 1,3 miliardi, nel 2050 in Africa saranno 2.4 miliardi di persone, cioè due volte la Cina. Ecco. Per questa puntata è tutto, se vi interessano questi temi, emergenza energia è ora di cambiare, il link lo trovate in descrizione, dove appunto potete ritrovare il webinar, che è interessante da visionare, ma ecco, la questione per come viene proposta non è, è molto più complessa di come viene proposta, per le ragioni che troverete a critica del webinar indicate nella mia bloggata. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.